majestic, glorious, one of the most beautiful places in the world. The American Northwest has inspired innovation and a culture of food and drink. We are home to the greatest number of James Beard Award winners. So when you set out to make whiskey in a place like this, you have to go further and aim higher. 20 years of passion and relentless effort has made Westward Whiskey what it is today, the pinnacle of American whiskey. Buonasera, Claudio Riva, Whiskey Club Italia, penultimo appuntamento dell'anno, credo, dei whisky tasting. Siamo felici di ospitare una distilleria e i protagonisti dell'estremo nord-ovest americano. Avremo una bella introduzione a quello che è il clima dell'Oregon, non solo dal punto di vista meteorologico, ma anche dal punto di vista della craft, della importanza del mondo craft, che per gli appassionati di birra è ben conosciuto. Scopriremo che in questo mondo abbiamo la possibilità di produrre del single malt. In Italia sono già arrivati dei prodotti, fra cui quello di Westward, per cui non aggiungo altre parole e presento Luca Cardillo, che è il responsabile EMEA, quindi Europa e Medio Oriente, per la distilleria Westward. And Miles, ciao, thank you for joining us, che è il master blender, il cervello di questa distilleria e dei prodotti che andremo a presentare questa sera. Luca, ti lascio due parole in italiano, poi giriamo l'inglese, come al solito facciamo un po' di traduzione, il giusto. L'inglese di Miles è perfetto, quindi direi che ce la facciamo, okay, essere veloci. Luca. Beh, buonasera a tutti, sono Luca Cardillo, mi occupo della parte commerciale, principalmente in Europa, di Westward Whisky. Lavoro con il brand dal... sono 8 anni, abbiamo introdotto Westward nel mercato europeo circa 7 anni fa. Siamo in tantissimi mercati europei, anche in Italia ovviamente, dove abbiamo un partner esclusivo e una bellissima categoria, un bellissimo prodotto, una bellissima realtà che viene da Portland, Oregon, quindi un posto a molti sconosciuto, però incantevole, fra le montagne, vicino all'Oceano Pacifico, che invito tutti a visitare. Stasera avremo Miles, che è un po' la faccia di Westward, quindi rappresenta benissimo Westward e il suo background, come scoprirete. E niente, siamo veramente eccitati di presentarvi il nostro core range di prodotti e anche qualcosa di diverso che Miles ci presenterà, che è abbastanza esclusivo. Quindi buona degustazione a tutti e poi se avete domande vi risponderemo a tutte le vostre domande. Sì, Miles, thank you for joining us and in a few words, how difficult is making single malts in the States? Com'è difficile fare single malt negli Stati Uniti? What ingredients do you need? Ciao. Thank you, Claudio. It's good to be here. Yes. You're asking about the difficulty of it. You know, of course, American whiskey, most people think of bourbon, right, which is corn whiskey, or even rye. But yeah, it's not been very long that we've made single malt in the States. Westward was actually one of the first to begin making single malt. And for us, making single malt was an easy choice because of where we are in the Pacific Northwest of the States. This is the ideal climate for growing barley. This is where the high quality barley is grown in the US. And so for us, it makes sense to use what's here, what's at hand, what's local, and that's barley.
Quindi ovviamente quando si parla di America si parla di bourbon e di rye, per loro la scelta di fare single malt è stata molto naturale perché nel nord-ovest dell'America, la parte pacifica nord-settentrionale degli Stati Uniti d'America, cresce l'orzo, per cui era l'ingrediente locale più disponibile, maggiormente disponibile. Miles, is your single malt similar to a Scotch whisky, to a Scotch single malt, or is very different? Are you looking to clone the Scottish style of single malts, or you are looking for an American style? That's a great question. We make our own style. I wouldn't say that we're trying to make scotch in Oregon. We are an American whiskey, and so I think there are similarities you can find to some styles of scotch. But no, we're making it our own way, which I'm happy to go into the details. Quindi gli ho chiesto se stanno cercando di replicare lo stile di un single malt scozzese o se vanno per la loro strada. Vanno per la loro strada e in nessun passo tentano di fare uno Scotch whisky in America, ma hanno una loro interpretazione. There's a lot of peated single malts in the States, some from Oregon too. Are you making any peated single malts or not? We don't make any peated malts. Sometimes because we have very big, beautiful forests here in the mountains, we've sometimes used certain woods for smoking malts, but we don't have any peated expressions, no. Quindi gli ho chiesto che siamo a conoscenza della presenza di alcuni whisky di malto torbati che provengono dagli Stati Uniti, anche dall'Oregon. La loro scelta è stata quella di non usare la torba, perché evidentemente non è l'ingrediente locale, ma siccome le montagne sono circondate, sono riempite di legno, utilizzano talvolta questo legno per affumicare l'orzo. Ok, so we know that barley is a very good ingredient from Oregon. What about the climate? What about the weather? Yeah, the climate is, we think, perfect for aging our style of single malts. We have very wet, cool winters, but never too cold. I think that picture was taken in the mountains. A cool winter, but not cold. So we have natural year-round aging. We have hot summers that are dry, but they're very short. We have four distinct seasons, but it's all very temperate. So never too hot and never too cold. Quindi gli ho chiesto, va bene, abbiamo capito che l'orzo è importante, ma in merito al clima, come cosa dobbiamo aspettarci? Hanno un inverno freddo, mai troppo freddo, sintetizzando, hanno le quattro classiche stagioni con un'interpretazione molto mite. Questo ovviamente influisce molto positivamente sulla maturazione del loro whisky di malto. When the Westward Distillery was born and why? Yes, so we've actually just celebrated our 20th anniversary as a distillery. So we're certainly one of the older, craft distilleries here in the States. We began with the purpose of wanting to create a style of whiskey that has a sense of place, that can really even have terroir. Right, we're believers in terroir and whiskey, how we distill, how we ferment, the grain we choose. All of this gives you a sense of where it's from. So we wanted to create a whiskey coming from this region that has beautiful barley. And we're all of us are ex-brewers, and so we're very familiar with grain and fermentation on that level. And so we wanted to be brewers making whiskey. Quindi avete sentito, la distilleria nasce nel 2004, quindi hanno appena compiuto i 20 anni, ne hanno già compiuti i 20 anni, Luca, poi prossimo al compleanno. Il volume, la voce. Non ancora.
Non ancora, quindi stanno per compiere i 20 anni. L'obiettivo era quello, ovviamente sono state una delle prime distillerie, delle ormai 3.000 distillerie artigianali che sono nate in America. Ricordiamo che dagli 82 in poi, ma al vero nel 2005 io ho sempre guardato lì che le distillerie erano 30, oggi sono 3.000, quindi se loro sono nati nel 3000, nel 2004 erano davvero fra le primissime distillerie. Chiaramente l'idea di nascere lì a Portland li ha portati a dare una massima interpretazione di quello che è il loro terroir, di quello che è il loro ambiente, che passa anche attraverso quello che non è il clima, inteso come terroir, ma è quello della birraia, quindi loro si considerano essere dei birrai artigianali che distillano, che è un po' lo stile che identifica la loro attività. And what about you, Miles? When did you join the distillery? And why? Yes, I've been with Westward for 12 years. Okay. I was a professional brewer, as I mentioned before that, for about five. I developed a love for whiskey, and I wanted to make it specifically single malt. So my plan was to study the science and engineering of brewing and become a brewer, but eventually make my way to whiskey. So I feel like I'm with the perfect company because our founder is also, someone with a brewing background. And for me, it was wanting to make single malt. So going from beer to whiskey made sense to me. Quindi Miles si è unito alla distilleria 12 anni fa, arriva dal mondo della birra, ha fatto gli studi come brewer, però poi si è trovato ad applicarli molto bene nel mondo della distillazione, senza il però, e si è trovato ad applicarli molto bene nel mondo della distillazione, e quando ha avuto la possibilità ha sviluppato questo interesse per la distillazione, soprattutto con l'intenzione di produrre single malts. Have you ever produced bourbon or rye whiskey in the history of the distillery? We do not. Yeah, it's single malt only. That's we still feel like there is much to do within the world of single malt, things to experiment with as far as fermentation or cask finishes, aging techniques. So no, we stick with single malt. Sono single malt, non hanno mai prodotto bourbon, non hanno mai prodotto rye. So, weather, environment, barley, but what about the people? The people here, yes, look, so Portland, where we are, is a very unique place in the States. There are a lot of creative people here, many good restaurants, very good coffee scene as well. People are very interested in craft and interested in being creative and making. So we've got a very vibrant distilling scene, winemaking, brewing, wonderful, as I said, culinary as well. And everyone's very collaborative. We're all very supportive of each other and really want to work together as often as we can. So there's a lot of collaborative feelings in Portland. Quindi gli ho chiesto, a proposito della gente, la gente, vabbè, sono molto creativi come persone, molto attenti al craft, all'artigianato, anche nel cibo, lo confermo. Io sono stato 5 anni fa, indicativamente, sono stato 2 volte, l'ultima volta 5 anni fa nell'Oregon, la cucina italiana è ancora lontana, ma diciamo che ci si prova, si mangia anche bene. Tanti, tanti birrifici artigianali, ma soprattutto quello che aggiungeva lui, la voglia, il piacere di collaborare fra di loro, di sostenersi uno con l'altro. Just a few numbers, Miles. How many craft breweries and how many craft distilleries in Oregon? Wow, in Oregon, I would say we're probably somewhere around maybe 40 or 50. Distilleries? Yes, throughout Oregon, yes, Quindi yeah. 40-50 distillerie nell'Oregon, how many breweries? Breweries, I would say in all of Oregon, probably over 200. Oltre 200 birrifici
in tutto l'organ. And how many distilleries in Portland in the downtown? I remember there's a sort of a whiskey trail in the was there is nice. Yes, absolutely, yeah. And yeah, a lot of us are very close to each other, so I'd say within Portland there's probably 15 distilleries. Okay. Quindi 15 distillerie solo nel centro di Portland, e c'è un percorso che viene fatto. Noi abbiamo, ce l'ho qui, abbiamo fatto, this is a passport we used 2 weeks ago for our whiskey festival. It's called Whiskey Week in Venice, okay? And fantastic. I remember something similar in Portland 5 years ago, but I lost it. I lost it after 3 distilleries. Was that the oh. Questo, il passaporto che il passaporto delle distillerie l'ho perso dopo 3 distillerie, non l'ho mai più ritrovato. Quindi si vinceva la maglietta se le completavi tutte, ma tanto non avrebbero avuto la mia taglia, quindi l'abbiamo fatta. Ok, Miles, our friends don't have there's a very nice bottle of White Dog you sent me. So that's the new make spirit, reduced to 45% alcohol by volume, from your own stills. What about the production process, and what are you looking in your new make spirit, in your White Dog? Yes, it's fantastic that you have the White Dog, because we're very proud of it. We call it Barley Eau de Vie at the distillery. You know, we're using very high quality brewer's grain, barley, of course, that we're essentially turning into an unhopped pale ale, right? Because we're using an ale yeast for fermentation, we do, which is very unique for whiskey makers. The fermentation process is 96 to 120 hours, very long, and cool temperature, about 20 to 21 degrees Celsius. So this makes a very beautiful wash. So when it comes to distillation, you can see our wash still there. It's meant to really preserve much of the grain character and the fermentation character that we get during that process. And it's, if you look at the top of that still, there's not too much of reflux that's happening. It's really concentrating all those good flavors. So the White Dog is really very delicious, and something that we like to taste people on, even at the distillery, before it goes into the barrel. It's just full of flavor, lots of good character. Quindi ha detto, gli ho chiesto, vabbè, io ho ricevuto, grazie a Luca, una bottiglia di White Dog, che col cavolo che condivido con voi, non ce n'era abbastanza per tutti, quindi vi dovete accontentare di quello che vi racconto io. It's very rich, it's very oily, it's very sweet, but there's a lot of cereals, there's a lot of barley too. That's a sort of bread flavor, you know, and so yes. It's very good, very complex. Also, if it is reduced to 45% alcohol by volume to 90 proof, which is the proof you usually bottle your single malts usually. And gli ho chiesto, quindi molto, avete sentito, oleoso, un bellissimo corpo, tanta frutta, una quantità di cereale, di pasta madre, quella cosa lì molto importante, molto molto piacevole da bere, e tutto questo nonostante sia ridotto al 45%, che è la gradazione che di solito loro imbottigliano il single malt, quindi immaginatevi voi a gradazione piena quanto ricco può essere. Gli ho chiesto prima il processo di produzione, loro lavorano come un birrificio, quindi partono dal miglior orzo, utilizzano il lievito da ale, da birra, e fanno fermentazione a temperatura controllata attorno ai 20 gradi, che durano 96 e oltre le 100 ore, che chiaramente è di ispirazione birraia come metodo di lavorare. Poi avete visto nella foto il loro wash still, la distillazione classica, il doppio pot still,
questo è il loro wash. Did you design, did you distiller design this bottle or it's Miles? Yes, it's a custom design by us at Westward. It was made custom for us down in Louisville, Kentucky, where, okay, you know, most whiskey is made. It's designed to, yes, be very low reflux. So again, big flavor, that oily mouthfeel that you mentioned. You know, I'd say that it's similar to sort of that Campbelltown style of distillation. We distill, yeah, so that they are custom designs. Quindi loro hanno si sono fatti disegnare questo lambicco, vedete che è il wash still, quindi è l'ambicco di prima distillazione, poi ovviamente c'è quello di seconda distillazione. Vedete il collo di cigno, non è proprio progettato per aumentare il riflusso, quindi quello che accade è che tutto è progettato per quello che ha detto lui, molto simpatico, di ricreare una sorta di stile Campbelltown, quindi oleoso, ricco, che poi è quello che io trovo nel bicchiere. What proof are you feeling your barrels? Yeah, so still strength is about 70 to 71%. We'll go into cask entry at about 62%. Quindi distillazione 70-71%, vanno in botte al 62%. What casks? What barrels? Yeah, so this is, I think, where we're unique for single malt, because we fill the new make into charred new American oak cask, just like bourbon. So, you know, even though we are making single malt, we still, you know, we're an American whiskey, so we wanted to have some of those familiar, you know, American whiskey characteristics. So we do go into virgin charred American oak, never filled. Quindi gli ho chiesto che tipo di botti utilizzano, e in questo sono diversi, sono 11, perché utilizzano le stesse botti che si utilizzano per il barbo, quindi danno un carattere americano alla maturazione, che sono botti ovviamente carbonizzate. Virgin oaks? Always, yes. Virgin, quindi vergini, carbonizzate e tostate anche, quindi poi ne parleremo sui prodotti, e questo rende. What about the regulation in the States for single malts, and what about the commission who is trying to do something new in the States, Miles? Yes. So in 2016, we were one of the 9 founding distilleries to form the American Single Malt Whiskey Commission. The idea being that we wanted to have some regulations, some standards of identity, really to protect the category and to educate the consumer, because, you know, American Single Malt is a new style of whiskey. So we wanted to make sure that people understood what we were doing. But as you can see with the standards there, we were very deliberately vague. We didn't want them to be too restrictive or too specific, because we do find that, you know, what's most compelling about the craft industry is the experimentation, is the freedom to create. And so we wanted to make sure that people could still be very creative and sort of interpret these standards on their own. So these have been submitted to our government. It's received complete support. It's been some time now, and that's just how government works, I suppose, or doesn't work, is that it's been many years and we're still just waiting for the official passing of it into law. But it's all been accepted. Quindi gli ho chiesto quali sono le regole disciplinari attualmente in vigore in America per il single malt. Ne abbiamo parlato più di una volta nel Daily Drum. Non c'era una classificazione chiara di quello che avrebbe dovuto essere l'American Single Malt, e soprattutto quella classificazione rischiava di essere completamente diversa rispetto a quella che è l'interpretazione internazionale mondiale del single malt. Loro sono stati nel 2016
tra le distillerie che hanno fondato la American Single Malt Whisky Commission, che aveva avuto il compito di trasmettere la TTB, che è l'ente che, come sappiamo bene, regola poi i disciplinari americani, quali che erano le loro idee su quello che avrebbe dovuto essere, per essere chiari con il consumatore e fondare. E avete visto le regole, sono quelle che ha detto lui prima sull'aspetto produttivo, non hanno voluto essere molto precisi, molto dettagliati nei vincoli, perché comunque l'aspetto craft, soprattutto se ti trovi con decine di distillerie che sono già in vigore, che già fanno single malt da anni, l'aspetto craft deve essere tutelato, però vabbè, già il fatto che si chiede che debba essere fatto da 100% malto d'orzo, che prima non era mica una cosa chiara per quelli che erano i regolamenti americani, direi che è sufficiente. Le altre regole, l'avete visto, sono quelle classiche americane. Se è single, deve essere distillato presso una sola distilleria, che è una cosa unica, che non esiste negli altri disciplinari del Barbaro e del Rye, e poi ovviamente anche la botte massimo 700 litri. Rimetto le regole, così magari ve ne prendete nota. Le botte deve essere massimo 700 litri, 185 galloni, cosa che nel Barbaro non esiste nessuna richiesta sulla dimensione della botte, e distillato come nel Barbaro a 160 proof, anche se loro abbiamo detto che vanno a 71, vedete, 142 proof sulla parte di destra. Ok, what's the future for American single malts? A very bright Well, one? when you start, excuse me. It's a very bright future, or is difficult? Well, I think it's very bright. We've seen a lot more distilleries begin to make single malt, including now Jack Daniel's, Jim Beam, and Bulleit have all released American single malts within the last maybe a year and a half or so. So the category is getting a lot of attention. It's getting a lot of positive feedback. And I think just, New World whiskey in general is really on the rise. We're seeing wonderful single malts being made all around the world. And so, yeah, it's, I think, an exciting time for the category. You're also seeing, some distilleries such as Westward that have been doing this for quite some time now, a couple of decades of making this new style of whiskey. So now we've of course experimented. We've learned a lot of what works, what doesn't. We've got a lot of whiskey now that is becoming much older. So we're starting to experiment with new expressions as well. So, no, it's good to be here. Quindi gli ho chiesto qual è il futuro, come lo vede lui il futuro del single malt americano. Vabbè, una delle cose che ha detto prima, che non ho tradotto, è che le regole che hanno presentato sono in approvazione della TTB, che ci mette i suoi tempi, dovrebbe venire in Italia a lavorare per capire quanto sono i tempi lunghi, non sono sicuramente quelli, e per cui attualmente si è in una fase di transizione, però lui diceva che nonostante questo il successo lo si vede dal fatto che sempre più distillerie stanno facendo single malt, e fra cui anche i nomi importanti, Jack Daniel's, Bulleit, eccetera, eccetera, che hanno voluto anche loro occupare. Are all the new American single malts compliant to the new regulations, or maybe not? I'm sure there's some that aren't, that just want to do it their own way, and that's fine. It isn't officially passed into law yet. But also, I think that, again, it's not meant to ever really restrict people's creativity, but I think that if everyone wants the category to succeed, it's probably a good idea to sort of stay within those parameters again, so just the consumer can understand what we're doing. But I think some people will always just kind of do what they want, and that's fine. Ho chiesto se tutte le nuove rilasci di American Single Malt sono già assoggettati a questo nuovo regolamento. Visto che il regolamento non è ancora legge, lui non può garantirlo, però chiaramente, visto che arriverà prima o poi, è solo questione di tempo, questo lo sto dicendo io, non sto traducendo le sue parole, è naturale che ci si muova già nella direzione giusta. Luca,
quanto è difficile dal tuo side, dal tuo lato, parlare di American Single Malt in Europa, nel mercato in cui lavori, nel mercato in cui io e te siamo? Molto, perché anche quando andiamo in trade show, quindi festival, whisky festival, e i consumatori, quindi, o meglio, consumatori che sono comunque appassionati di whisky, quindi che hanno un certo background, ci chiedono: questo cos'è? Bourbon? O è rye? Quindi, ah, American Single Malt. cioè, è molto difficile, ci vuole molto tempo, però. Ovviamente raccontare la storia, raccontare quello perché ci sono distillerie che in America fanno single malt e che comunque ormai voglio dire c'è single malt in tutti i continenti, no? Quindi devo dire che il World Whisky aiuta anche questa categoria perché ognuno comunque è libero di esprimersi e di fare dei whisky in un determinato modo e in qualunque parte del globo. Quindi, però dal punto di vista commerciale è un bel challenging, devo dire. In chat, ragazzi, non state scrivendo nulla. Siate curiosi, abbiamo la possibilità di essere collegati direttamente con. Non diciamo che non è a Portland, Miles, però facciamo finta che sia a Portland, con il nord-ovest degli Stati Uniti d'America. Quindi qualsiasi curiosità, per cortesia, chiedetela, perché sono opportunità uniche, queste che noi abbiamo questa sera e negli altri incontri che abbiamo. How old is usually an American single malt, and what's the angel share in Oregon? Yeah, so I think, if you look at our label, you can see we don't typically, well, really ever use age statements. For us, it's when the whiskey's ready, so maturity over age. But typically, in a blend, looking at whiskey that's somewhere between 5 to 7 years old at this point, is what I'm using to blend, choosing casks of a few different ages. The younger Westward is a little more bright and a little more sort of like a tropical fruit forward, which I like as it keeps the whiskey very bright and vivacious. Our typical angel share is pretty low. The first year, of course, a bit more because we are filling new barrels, about 6%, but really only about 3% every year after that. So it's a minimal loss, Quindi gli which ho is nice. chiesto a che età viene tipicamente imbottigliato l'American Single Malt, perlomeno il loro. Ha detto che l'età oscilla tipicamente fra i 5 e i 7 anni, loro non dichiarano l'età in bottiglia, lo sappiamo benissimo, avete visto le bottiglie. L'Angel Share nell'Oregon è abbastanza basso, quindi il primo anno 6%, quando la botte vergine si succhia parecchio liquido, e poi scende al 3%, che sicuramente non è paragonabile a quello del Kentucky, che è un filino più alto. E il suo lavoro di lavorare con botti fra i 5 e i 7 anni permette di sfruttare, nelle botti più giovani, se ho ben interpretato quello che ha detto Luca, la parte fruttata del whisky, che lui cerca tantissimo nel profilo dei suoi single malt. Luca, ci racconti il core range della distilleria? Assolutamente. Allora, partiamo quindi dal nostro original, che è sicuramente quello che esprime più di tutti il carattere di Westward. Quindi qui ci sono tantissimi, vedrete, questo è il nostro core range, quindi che parte dal whisky, dal Westward Original, quindi Classic Single Malt. Vedete tutte le varie medaglie e awards che abbiamo vinto durante gli anni, e questo però comunque è l'espressione originale che poi si sviluppa con i finishing. Quindi abbiamo due finish, un Pinot Noir cask, un Pinot Noir, ovviamente siamo in Oregon, quindi alla stessa latitudine della Borgogna,
E in Oregon, l'Oregon è famoso per la produzione di Pinot Noir. Io dicevo oggi a Claudio, forse uno va a scoprire l'Oregon e nota che ci sono alberi noccioleti, quindi assomiglia molto a quello che potrebbe essere il Piemonte. Sai, Luca, noi dell'Oregon sappiamo che tutti gli washback in Scozia sono fatti dal pino dell'Oregon, quindi ci immaginiamo che ci siano tanti pini. E io li ho visti, esistono foreste immense. Foreste, cascate, fiumi, ci sono due catene montuose che formano un canyon, prima di arrivare poi che si buttano sull'Oceano Pacifico, quindi è una costa bellissima, è molto piovosa, specialmente autunno e inverno, non tanto fredda, anche se c'è una montagna che comunque ha la neve tutto l'anno. Però un posto bellissimo, se siete amanti del trekking, camminate, è un posto ideale. E appunto, come diceva Miles prima, si mangia e si beve pure bene. Ecco, io mi ricordo la parte del cibo, la parte delle camminate no. E poi, quindi, il nostro primo finish, quindi tornando al Core Range, abbiamo il Pinot Noir Cask. Due anni di finishing possiamo dire anche un extra invecchiamento in botte di Pinot Noir, mentre ora poi lo assaggerete, Miles vi dirà di più, mentre poi abbiamo parlato delle tutte le birrerie, le birrifici artigianali che sono in Oregon, e quindi è quasi naturale fare qualcosa che si leghi alla birra, ed ecco che quindi abbiamo il secondo finishing, che è il nostro Stout Cask. In questo caso il whisky va in botte di stout per un anno. E infine abbiamo il nostro Cask Strength, che ha vinto una Double Malt Medal a San Francisco, è stato votato il top 5 whisky nel 2002 da Whisky Advocate. Non è altro che l'origine a cask strength, quindi a 62.5 alcol per volume. E questo è fondamentalmente il nostro core range. Poi in Oregon, negli Stati Uniti, abbiamo un whisky club, e quindi Miles e il team rilasciano qualcosa di speciale ogni trimestre per i members del whisky club. Nell'aeroporto di Portland siamo forse l'unico brand di whisky ad avere uno store dentro un aeroporto, dove potete trovare anche delle special releases, quindi un double malt, eccetera eccetera, e infine stasera avremo una anche delle special release che è stata fatta per il nostro whisky club, che non vi dico cos'è, la scoprirete dopo. Lo sanno già. Okay, è quella che manca delle cinque. Però il nostro convegno sono questi qua. Io direi che rispettiamo i nostri tempi e passiamo a versarsi il primo assaggio, ragazzi. Quindi nulla è nascosto. L'assaggio numero uno che avete nel primo campione, sperando che abbia azzeccato tutte le schede tecniche e la scheda che avete voi, è l'Original. Che è il campione numero uno, quindi vi invito, per dare finalmente un colore alle parole, bellissime parole di Luca e di Miles, a versare il campione numero uno nel primo bicchiere. Andrea, la tua domanda la recupero fra 5 minuti e concentriamoci su questo prodotto. What about the original, Miles? Yes, it's time to drink whiskey. Yeah, it is. You know, in Italy, we blah 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 blah. We talk a lot, but then we get to the drums. Of course, I love your questions. They're fantastic questions. Thank you. Yes, our first sample is what we call our classic, the flagship expression for Westward. This one is the whiskey that we've always made since the beginning. To me, it tells everything about Westward is in this glass, right? Our excellent local barley that's malted very close to the distillery, our ale yeast fermentation, that double pot distillation,
aging in the charred new American oak. So this is the purest Westward expression there is. You know, to me, wonderful fruit notes, stone fruit, tropical fruits, citrus. I get honey notes, and of course, a lot of grain as well. Nice, nutty, biscuit, chocolatey, grainy notes coming through this also. Picking up a bit of nice spice from the oak, as well as a bit of maybe coconut and vanilla. This, to me, is a very balanced expression of Westward. This is excellent to sip neat or in a highball. It cocktails wonderfully as well. And yeah, this is the one that, you know, everything else is based off of. So again, this tells all of Westward's stories in this one glass here. Questo è il risultato del loro processo di produzione, come ce l'ha raccontato prima, doppia distillazione, fermentazione con lievito da beer da ale, lunga fermentazione, distillazione, maturazione delle botti carbonizzate, eccetera. Is it a natural color? Yes, all natural color, no color added ever, also non-chill filtered. Quindi colore naturale, non filtrato a freddo, e rappresenta quella che è l'obiettivo che loro vogliono raggiungere nel loro prodotto base, che è l'original, che è alla base di tutta la gamma, perché gli altri, come avete capito, sono dei finishing, correggimi se sbaglio poi Luca, di questo prodotto, a parte la release speciale che abbiamo poi, che ha una genesi un po' diversa. Quindi bellissima nota di arancia candita, io ci sento. Fatela girare nel bicchiere serenamente, metteteci qualche gocciolina d'acqua che si lì non ha bisogno, ha tanta energia, però diventa ancora più completo il bouquet aromatico. Diceva stone fruit, quindi frutti col nocciolo, una parte di cereali importanti, molto importante, anche io ci sento una sorta di cioccolato al latte, che se ce lo mettiamo insieme all'arancia fa un po' all'arancia candita, fa un po' quei dolci con l'arancia candita intinta nel cioccolato, ce lo richiama benissimo. Una piccola nota acida sul finale di bocca, che non è assolutamente fastidiosa, e tanta spezia. Andrea, richiamo quello che dici tu in chat, tantissima cannella, il miele è talmente ricco da, come ha detto Miles, arrivare allo sciroppo d'acero, quindi direi che ci siamo. Gianni in chat, vedi che si svegliano quando Luca, quando sversano il primo bicchiere, ci svegliamo tutti noi, tanto cereale, anche una punta resinata, che non so neanche come si dice in inglese, e io aggiungo che la parte di andate a cercare la parte mi viene la parola in italiano, di cocco, di latte di cocco, che c'è lì, è lì nascosta sotto, la sentite soprattutto all'ingresso in bocca, che arriva, come ben sappiamo, dal legno americano, dalla botte americana che loro magistralmente stanno utilizzando. Danilo aggiunge una bella nota balsamica, siamo tutti d'accordo, ma molto da caramella alpina, cioè non è la fogliolina di menta leggera dei bourbon del Kentucky, di alcuni bourbon del Kentucky. Tutte quelle cose che stiamo dicendo, la parte di agrumi, la parte balsamica, resinosa, sono possibili in questa intensità e piacevolezza. Grazie. Io intuisco, sono possibili grazie alla oleosità della distillazione. So is Miles, is all the oiliness, you know, the orange peel, the balsamic notes, they're all from the distillation or maybe from the fermentation too? Yeah, that's quite a bit from the fermentation, you know. We know as brewers, you know, if you have a fermentation done a certain way, you can get over 600 flavor compounds just from the yeast. So yeah, there's quite a bit in this from the fermentation. That's our technique, is to get a lot of the flavor from that fermentation.
Quindi gli ho chiesto se arriva dalla distillazione più che dalla fermentazione, dice che è molto più dalla fermentazione dove si sviluppano tutti questi decine di componenti che poi troviamo nel nostro whisky. È Pinot Mugo, ragazzi, andate a cercare questa nota di Pinot Mugo che è fantastica. Ha perso un po' quell'aggressività americana, io chiamo. Non arrivava ad avere note di acetone, infatti non le avete scritte e non le ho dette neanch'io, però un po' di cattiveria ce l'aveva, l'ha persa dopo 30 secondi, è emersa tutta la parte dolce, tutta la parte balsamica che è davvero molto, ma molto ricca. Mauro, saranno le botti carbonizzate, ma trovo degli agganci ai bourbon pur nella sua diversità, quindi è americano. It's definitely an American whisky, Miles. It's not a Scotch whisky. Quindi ci sta. Yes. That's, you know, again, that was our intention. We're not, as you said before, trying to clone a Scotch, right? We're making single malt, but it is ultimately an American whiskey. And so we wanted to still, as you say, have very clear flavors that are, you know, familiar to folks for Okay. American whiskey, but in that single malt style. Quindi conferma che lo stile de è decisamente americano e non ha mai tentato di clonare lo stile scozzese, come abbiamo già detto mezz'ora fa. What about the barley? You work in partnership with farmers or just how many maltings there are in Oregon? Is it a craft process too, or it's a big scale process? No, because there's so much good barley grown here in the Northwest, there are many small malt houses throughout Okay. the area. And so we work with a few, and it's the maltsters that work directly with farmers. So we through the maltster, you know, inadvertently work with farmers. But we visit most of the farms that grow our grain. But yeah, it's all pretty much through our maltster, and we speak with them often about what we like. If there's a particular farm that will grow enough for, you know, to fill our silo, then we'll work directly with that one farm for that time. But yeah, it's very dynamic. But we've got a good selection of maltsters to choose from because we have such good barley growing conditions here. Quindi recuperando la domanda di Andrea prima in chat, gli ho chiesto come si comportano sull'approvvigionamento delle materie prime dell'orzo, quindi non lavorano direttamente con le aziende agricole, lavorano con le malterie e dice che sono tutte piccole, piccole malterie, ne hanno più di una che forniscono la materia prima, come avete sentito, e la qualità è quella. What about the... is just one variety of barley in Oregon, or there's plenty? Is there any heirloom barley or something similar, or? Yes. Yeah. And so we do also have here at our state university a large breeding program for grain. Okay. They've actually developed specific varieties of barley meant for brewing, meant for distilling. They also develop a lot of varieties of barley that are naturally resistant to any sort of pest or even Okay. colder weather. So therefore farmers don't have to use the pesticides. The barley is a kind that isn't too rough on the soil. So it's also much kinder to the land. So no, it's really important that, you know, what we're doing is sustainable. And I think there's a lot of, you know, education behind that here and a lot of support for it. Our variety, we do just use one single variety of barley. It's called Odyssey. It's also a low, actually a zero GN barley, Okay. which of course is important for the, you know, lack of carcinogens that's in the barley. So, you know, that's what we use primarily, but we've used many other varieties. You asked about an heirloom.
actually used obsidian barley, which is an heirloom variety, very ancient variety from Egypt. It's actually a purple huskless barley, and we make whiskey with that as well, which is really delicious. Quindi gli ho chiesto come, quali sono le varietà di orzo che si trovano nell'Oregon. Mi dice che c'è l'università che sta studiando, ha studiato tutti gli aspetti sulla selezione di cloni di orzo che siano resistenti alla temperatura e agli infestanti in modo naturale, senza così da ridurre l'apporto di materiale chimico nel terreno. E arrivando in chiusura ha detto che gli ho chiesto anche se ci sono delle varietà di antiche, dice che hanno utilizzano prevalentemente l'Odyssey che conosciamo, che era una varietà che stimo fosse presente in Scozia 30 o 40 anni fa. Oggi l'evoluzione in Scozia è andata ben oltre, e però hanno anche utilizzato un vecchio cereale antico, un vecchio orzo antico di provenienza dell'Egitto, okay? Quindi tutto questo fa parte della loro quotidianità. Andrea, spero di aver interpretato bene la tua domanda e che la risposta sia adeguata. Gianni in chat aggiunge: in finale lascia quella nota di latte di cocco con la parte alcolica che serve a far passare il raffreddore di stagione, quindi la miglior medicina. So I told you about our very wet and cold weather. This is the best medicine. This is the best medicine for our very unusual cold weather. So I don't know. Okay, great. Good. I think it's a good way to understand what Westford single malt is. Just the original one, so we can taste. What's your production capacity now? And you work on the small batches or in large batches? And have you ever made single casks in the core range, not in the special releases? The voice microphone, Miles, the microphone. We can't hear you. Yes, thank you. Okay. Yes. Okay. Thank you. Absolutely. Yes, it's last year we added a few more fermenters, and so we've upped our capacity. We have the ability to make 1,800 barrels per year now, which is quite a bit for us. And I think that's probably the most we want to make now, given our size. We don't want to grow too big too quickly. Our batches are fairly small. We make from one, you know, sort of mash and fermentation distillation. One batch makes about 5 casks of whiskey. Okay. So we're making maybe 30 to 35 casks per week. Quindi gli ho chiesto se lavorano su grande scala o su piccoli lotti, ha detto che lavorano su piccoli lotti, e Luca conferma 1800 barili all'anno, ha detto che la loro capacità produttiva sì, è massima, perché hanno aggiunto dei tini di fermentazione attualmente, e fate voi i conti, stiamo parlando davvero di una produzione su piccola scala e su piccoli lotti. Any single casks are... All the batches very different. You get different whiskies, and so your blending job is very difficult, or they are quite similar. You know, when we think about large distilleries in Kentucky, they make single barrels, and they are all the same whiskey, all the same whiskey. Yes, not for us. I think because our batches are so small. Okay. You know, and when we're distilling, you know, you have the heads and the hearts and the tails of a distillation, yes. And so it's individual distillers who are making these cuts. This isn't done in an automated way, or you know, by a computer or certain other specifications. It's one distiller making those cuts themselves. So we do see variation, and each cask has its own characteristics, its own personality, yeah. And so it does make the job of the blender, this guy,
much harder in that way, but it's a, you know, it's a fun challenge. It is. Quindi gli ho chiesto se avete presente tutti i single bar dalle grandi distillerie che arrivano al Kentucky. È bello leggere sulla bottiglia il numero di batch, ma poi gli assaggi sono tutti uguali. Chiaramente la distillano una colonna, l'attività di produzione a piccoli lotti e soprattutto a posti di Westward porta ad una discontinuità, ad una varietà di aromi nella sua maturazione, quindi il suo lavoro come blender è sicuramente più complicato, ma è anche più affascinante, e questo lo aggiungo io. Number 2, secondo assaggio. So we move to the Pinot Noir. Miles. Yes, second sample, our Pinot Noir. Yeah. And it's just so okay. Oh. Okay, go. Okay. So of course now you've had a classic. The Pinot Noir cask is that same whiskey then transferred to French oak barrique, which is held Pinot Noir from the Willamette Valley, which is where we are. We have a winemaking region just 1 hour south of Portland. It's its own AVA. They're making world-class Pinot Noirs, really excellent wines. And so we're aging that classic Westward for an additional time, sometimes up to 2 years in these Pinot Noir French oak barriques. And because these wineries are so close to us, we're getting these barrels very fresh. So they're still quite wet with wine. And so picking up, of course, a bit of color, but beautiful fruit notes as well. Also getting a little bit of sort of herbaceous spice as well from that French oak, which is, of course, a different species from American oak, and has a, you know, a different flavor to give. So this is our wine cask expression. Quindi il Pinot Noir is the same original Westward single malt, extra matured for 2 years, or it's a baby, it's a young original, and the last 2 years. So in total, is 5-7 or is 7-9 years old? Usually, so to me, it's mature by, you know, 5 years, up to 7. That's my range that I like. Okay, so we will put like a usually 5 year Westward into a Pinot Noir cask. So yeah, you're looking at about 7 years total here. Okay, quindi continua a essere un 7 anni circa totale. Il suo range in cui vuole lavorare è quello lì fra 5-7 anni, per cui fa 5 anni di maturazione come l'abbiamo apprezzata nell'original precedente, più due extra del Pinot Noir che arriva dalla, io lo leggo come scritto, Willamette Valley, lui l'ha detto in modo diverso, e che è la zona di produzione del Pinot Noir, che è dove non si trovano, e la barricca è francese, di legno francese, quindi non solo il condizionamento del vino nella stramaturazione, ma anche una diversa insieme di spezie, lo interpreto io, che arrivano da un differente legno. Quindi Simone, in bottiglia anche single cask, la domanda che gli ho fatto io prima, ha detto che nelle cose normali no, però poi ne assaggiamo uno, quindi nelle condizioni speciali sì. Gianni in chat scrive che la matrice di cereali si sente molto bene anche qui, nonostante l'affinamento. The wine, okay, it's a red taste, it's different compared to the previous one, but we can still taste the whiskey. So it's not overwhelmed, you know, the whiskey. So it's still, we get cereal notes, we get barley notes, malt notes, with a different color, a different taste, but it's still a malt whiskey, so that's good. Most of the wine finishings for usually last, you know, 6-9 months, and you just get the wine taste, it's too much, okay?
If you think about the Amarone wine, the very Italian Amarone wine finishings, they are completely wine red taste. You can't detect, you can't get the whiskey and the malt at the back. The color is wow, is different. Red, but not so red the flavor. Okay, so it's a. If you meet the master blender, please tell him he did a good job. I'll let him know. Okay. Yeah, bravo. Exactly. Bravo. Thank you for saying that. It's, you know, because yes, you don't want the wine to overtake, right? You don't want the flavors to dominate over the whiskey, and to really come together, right? To harmonize, to complement each other, and that's where I feel like the Pinot Cask is taking some elements of the classic that are already there and sort of elevating them, right? Lifting them up and bringing them to the forefront, but not overpowering the whiskey. Quindi gli ho detto che, no, come avete scritto in chat, che non è dominato dal vino, è un bellissimo connubio, quindi se incontra il Master Blender di fargli i complimenti che ha fatto un ottimo lavoro e che, come lui ha ribadito, è quello che cercano di... sottolineare le note del whisky, non di sovrapporsi con una mano di trucco eccessiva. Sì, Mauro, io sono d'accordo con te. Messo al naso farei quasi fatica. Mauro dice che parte in modo molto simile rispetto al precedente, dopo un po' arrivano tutte le variazioni. Messo al naso all'inizio facevo fatica anche a notare questa nota di vino rosso che poi invece pian pianino è arrivata, quindi la matrice è molto molto comune. Mauro scrive la polpa dell'uva, la spezia e del chiodo di garofano, quindi sono quelle note, nelle note ufficiali loro aggiungono il tabacco che si sente, ce l'ho qui davanti scritte, l'erba appena tagliata e l'uvetta, fico e albicocca, che sono le note che loro hanno scritto e che ci ritroviamo molto, molto facilmente. Luca, tu vuoi aggiungere qualcosa? Beh, che questo qui in Europa specialmente è il nostro secondo whisky più venduto. E quando andiamo per esempio al Whisky Live Paris, loro i francesi sono grandi amanti di questo finishing del Pinot Noir. È molto apprezzato dalle donne pure, sì. È quindi un whisky più adatto al pubblico femminile, però onestamente io lo adoro anche in un Manhattan, okay. Se dovessi farmi un cocktail, mentre poi quello successivo andrei su un Old Fashioned. Però come dice Miles, è importante che comunque sia Westward nell'essenza e non che si sente solamente il che diventi vino, ecco, e poi c'è il whisky, quindi qui prima c'è il whisky. In chat Francesco, secondo me si abbina molto bene ai dolci, siamo solo d'accordo, e Gianni arriva, buonissimo il retrogusto che arriva dopo i fichi al forno, quindi piace tantissimo non solo alle ragazze ma anche a Gianni. Direi che tutto questo è Gianni approved, quindi ci stiamo. How do you drink single malt whiskey in the States, Miles? Just neat in cocktails? Do you pair food with whiskey? Absolutely, yes. Yes, absolutely. We find that people really like to cocktail with Westwood quite a bit. I personally, I just drink it neat. I think it's wonderful in cocktails. We do find people, yeah, really, really wanting to cocktail with it. We actually teach cocktail classes at the distillery. But okay. Also, yeah, I find, sorry, I'm trying to keep my answers short for you so you can interpret them, but... we often pair Westward with food as well. I think given that it's such a balanced whiskey, it does well with quite a bit of culinary cuisines. Yeah.
Quindi dice che vabbè, si beve tanto in cocktail, lui lo preferisce liscio, va benissimo ovviamente con, questo è molto gastronomico, Luca, cioè questo è un whisky molto molto gastronomico, lo si abbina volentieri a qualsiasi tipologia di cibo che accetta la frutta rossa come complimento, quindi direi che ci stiamo bene sia su piatti di carnagione che su piatti che sui dolci, come diceva prima Francesco in chat, però davvero è molto utile come utilizzo e ci sta. Miles, do you see any differences between the way Americans drink bourbon whiskey and the way Americans drink single malts, American single malts, or is it about the same? I think for now it's very similar, just Okay. because everyone is just here, of course, just used to drinking bourbon, and so they, kind of treat it in a similar way. But I do think that's changing as we have, more single malt makers coming into to create more whiskey. So I think that's changing a bit, but. Yeah, for the most part, I think it's very similar to bourbon in how people here drink it. I will say that my favorite cocktail with single malt with Westward is the Boulevardier with Campari. Quindi dice, gli ho chiesto se trova delle differenze tra il modo con cui gli americani bevono bourbon e il modo con cui bevono single malt americano. Dice che per il momento sono metodologie molto simili, però man mano che il numero di produttori di single malt cresce, anche il consumo dei due whisky cambierà e lui gradisce molto questo whisky specifico nel Boulevardier, come ha detto. How many distilleries are making single malt in the States? Excuse me. Yeah. So I No think at this problem. point we're looking at maybe 220 now making single malts, which, when I said Westwood was started in 2004, there was maybe two. So within 20 years, we've grown quite a bit to over 220 now making single malt in the US. Quindi gli ho chiesto quante distillerie fanno single malt attualmente in America, quando sono nati loro 20 anni fa erano in due, adesso sono in 220, quindi le distillerie erano 30, adesso le distillerie sono 3.000, per cui capite anche quello che è il tasso di crescita e quello che è l'interesse che sta. More on the East Coast or more on the West Coast? It seems like quite a few are on the West Coast and where we are, given that Ok. there's just access to so much good barley where we are. But really, they're all over the country, east, west, in between. There's some in Kentucky, of course, and Texas. But I'd say most of them are around where we are in the Northwest, where all the good barley is grown. Quindi gli ho chiesto se è la percezione che siano più nella costa orientale o occidentale, ha detto che la sua percezione è che siano di più nella costa occidentale dove loro sono, ma in realtà sono dappertutto le distillerie che fanno single malt americano. Number three. Qua abbiamo qualcosa di diverso, Luca, ce lo racconti tu? Poi lasciamo la parola a Miles. Questo The lo number lasciamo three, yeah. raccontare a Miles, racconto quello dopo, perché Ok. questa è una special release per il Whisky Club americano e noi ho chiesto a Miles il gentile favore di darmi qualcosa di speciale per l'Europa, per il Medio Oriente e abbiamo ottenuto circa 150, 100, erano circa 650 bottiglie extra. E sono riuscito a portarle qui in Europa e a venderle, ne sono rimaste veramente pochissime. Questo è veramente qualcosa di unico e particolare perché solitamente noi non ripetiamo mai un whisky per il Whisky Club. Quindi questo è stato fatto, se non sbaglio, 6 anni fa o 5 anni fa e non verrà più ripetuto. Quindi lascio So, raccontarlo da Miles is Miles. not a whiskey matured in a beer cask. It is not. No. We're
how this is related to beer or like a Belgian style of beer is that we're using that yeast, which is a farmhouse style yeast, right? Which that you find a lot with Belgian beers. And so we got this yeast from a brewer here in Portland, and we use that as our fermentation instead of our standard ale yeast, which, yeah, I think changed the flavor profile quite a bit. That's the only thing that we changed, though. Same grain, same process, same length of fermentation, age, everything, new cask, just changed out with that farmhouse yeast and got some very different results, which we're very happy with. Quindi avete sentito il... Non è un whisky maturato in botti di birra, come visto il trend degli affinamenti avremmo potuto erroneamente intendere, è un whisky che è prodotto esattamente con la stessa metodologia con cui vengono prodotti gli altri whisky, è l'original, ma che utilizza un lievito da birra belga, da birra trappista, che loro recuperano da, visto che un po' di birrifici ce li hanno anche, in Oregon, recuperano da un birrificio locale, quindi la fermentazione è diversa, il lievito è diverso, la fermentazione è diversa, gli aromi sono diversi, ce l'avete nel bicchiere e non vi sento scrivere niente in chat, vuol dire che state pensando, finalmente vi abbiamo messi in difficoltà. E aggiungo alle parole di Luca, ringraziamento per aver potuto assaggiare una cosa che credo non sia mai arrivata in Italia prima. What do you think, Miles, are the new ingredients brought by the different yeast? What should we look for? Well, something that I was very happy with how this turned out was the similarities I found in, you know, what you would also get from these beers. So, you know, Belgian ales and the yeast can give, so I get a bit more banana, more okay. Cherry, almost like strudel, like a baked, you know, cherry goods. I also get a bit more of that spice. It's sort of like clove spice as well, is a bit more pronounced. I also get a little bit of like pepper, like a black pepper in this as well. Yeah. Sì, io, lui dice banana, io faccio fatica a sentirlo, sento molto di più la parte di ciliegia. Una ciliegia molto matura, fra l'altro, la sento molto evidente, e la parte di spezie cambia tantissimo e introduce il pepe nero che non avevamo rilevato nei precedenti assaggi. Gianni scrive castagne, ma è perché l'hai fatte prima, no? Scherzo. Ci sta benissimo. Tutte e tre sento sempre la nota mix balsamico speziata. Danilo, se la senti è perché c'è, quindi nulla di sorprendente, fa parte del DNA del prodotto, quindi l'avevamo detto sul primo assaggio dell'original, e leggera banana anche tu, Mauro, anche io non la sento fortissima, cioè vado a cercare la banana molto leggera ma molto matura, molto di quelle quasi nere alla fin fine, per cui ci sta tutto. The fermentation, how long was the fermentation? The same as the ale yeast, or much longer? It was actually just about the same. I'd say maybe slightly shorter, because the Belgian yeasts like a bit of a hotter temperature for their fermentation. That yeast is just used to fermenting just a bit of a warmer condition. So we, of course, honored that tradition and kept the fermentation just slightly hotter, so it went just a little faster. Ok, ho chiesto se la fermentazione è stata la stessa o è stata più corta, lui invece mi ha detto che è stata più lunga, invece mi ha detto che è stata un po' più corta perché i lieviti da birra belga accettano e ricercano una temperatura più alta, per cui è andata leggermente più veloce rispetto alle solite guardate, allora non so, non riesco a farlo vedere, non riesco assolutamente a farlo vedere, ma guardate le lacrime,
oleosità. It's very oily, Miles. I can see it's not common to see the tears of the whiskey in with a Scotch whiskey, single malt Scotch whiskey. So it's very, very oily. It's different, completely different compared to also to the previous one and all the single malts we tasted in our very long life. Yes, it's very substantial, a nice mouthfeel to it, good weight on the palate as well, which I think really elevates the flavor too, really lengthens the palate and gives you a bit more of a finish. Do you have a sort of very local toast in Oregon or just cheers? Something very, very. It's and it's cheers. Yes. Quindi cheers, salute, ok. Salute. Salute. Alfredo, bellissimo, bel finale. Al palato si sente meglio Gianni, la banana, e anche il pepe sul finale, quindi ci siamo con le note che abbiamo detto prima. Io me li sto tenendo tutti da godermi a fine registrazione perché hanno tante cose da raccontare. È sorprendente, non è la prima volta che approcciamo il mondo complesso dei single malt americani. Sai, si sorride Luca quando si parla di single malt americani e poi li assaggi e dici: ma però, No, ma qualcosa da raccontare hanno. sì, specialmente adesso che ce ne sono veramente tanti, quindi ognuno ha un proprio stile diverso. Purtroppo, dico purtroppo perché comunque aiuterebbe un po' tutti, non molti riescono ad arrivare qui in Europa per via del, cioè le distillerie sono troppo piccole, non hanno il formato da 700 ml, quindi però invito tutti che quando andate in America provate diversi single malt americani. E questo indubbiamente è un po' è abbastanza unico La nella nota generazione. balsamica o di erba tagliata che abbiamo trovato nei precedenti assaggi, qua diventa più da fieno, più, anche da fiori essiccati, quindi cambia completamente DNA. E quindi questo testimonia ulteriormente che quella nota lì arrivava dalla fermentazione. Qui abbiamo cambiato solo la fermentazione, la distillazione della botte è la stessa, quindi direi che bello, non è un bel gioco, è stato un bel gioco assaggiarlo, è prodotto decisamente piacevole, grazie alla solita 90 proof, e direi che possiamo passare al quarto assaggio, così magari rispettiamo l'ora e mezza con un po' di ritardo classico del nostro collegamento. Number four, almost there. Miles. Okay, fourth sample, the Westward Stout Cask. This is where we are, as it says, continuing to age Westward Classic in barrels that have held stout beer. These casks are actually our own. So we will finish maturing Westward, empty the cask, give it to local brewers around Oregon. They'll age stout beer, and then the barrel returns to us. So they're very fresh, emptied for no more than maybe 2 days. We're filling the mature whiskey into that cask. So there's this beautiful layer of stout still inside the cask. And we're picking up nice chocolate and roast, mocha, notes that flavors you'd, of course, are familiar with for stout. And I think some of those flavors you get already in Westward, and so it's elevating those chocolate and roast grain characters in the stout cask. It's a new barrels virgin oak that you give to the breweries or used ones? Used. So Used. the cask has matured westward completely. They'll then Okay. empty, we give to the brewers, and it returns Okay, to okay. us.
quindi avete sentito. Se vuoi, se vuoi Claudio, lo racconto io in italiano. Sì, 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 abbiamo perso. Allora, quindi, okay. Maestro ha detto prima di queste collaborazioni che avvengono tra birrifici e distillerie. Quindi in questo caso noi, dopo aver svuotato una botte di Westford Original, la diamo al birrificio che fondamentalmente la riempie di stout, di Imperial Stout, stile di birra che conoscete benissimo, siete andati tanti in Irlanda, e dopo loro aver maturato la loro birra la restituiscono a noi, e questa botte è ancora bella bagnata, uno strato pure ancora di stout, però il challenge che ha Miles è quello appunto di affinare poi il whisky, il nostro whisky, per un anno in questa botte, e di però mantenere quelle che sono le peculiarità del nostro whisky. E ovviamente sentirete delle note molto più di cioccolato fondente, di caffè, tipiche di quella che è la birra stout. Noterete anche che in questo caso questo è un 46% verso tutte le altre che sono 90 proof, quindi 45. Io mi sono perso la coda del terzo assaggio della birra belga, ma la voglio riprendere visto che ci sono un paio di commenti interessanti, e sicuramente è Mauro che di birra belga ne beve tanto, forse anche più di whisky, dice che ha notato proprio il contributo del lievito da birra belga sulla parte aromatica, e quello l'ha fatto sussultare sulla sedia piacevolmente. Poi Alfredo credo si riferisca alla stout, questo è goloso davvero, va via, facci una bottiglia. Bene, qua torniamo sempre Mauro sulla stout, torniamo ai primi due all'inizio, poi arriva la nota di cappuccino, quindi la base è la stessa, il tostato del caffè alleggerito da crema di latte. Questo che Gianni dice che è il primo dei quattro assaggi che abbiamo fatto che non ha la prevalenza al naso del cereale, quindi la botte di che poi vabbè è sempre birra, però la tostatura del cereale è sicuramente più coprente del vino di prima, secondo Gianni, anche secondo me, direi che per me questo poi è molto un whisky molto estivo, un whisky che va benissimo con un old fashion, con bitter al cioccolato, cioè è un whisky che è veramente diverso ovviamente dal Pinot Noir. È interessante che quando facciamo con Miles il whisky live a Parigi, tutti vanno per tendono a preferire il Pinot Noir, quando andiamo in Inghilterra al whisky show di Londra tutti vanno invece in direzione opposta, e adorano lo stout cask. Quindi modi di bere differenti. Sente anche della liquirizia, oltre alle note che abbiamo già detto, la parte di cereale tostato è sicuramente è bella evidente, quindi direi, rispetto agli altri assaggi precedenti. Miles, how is expensive making a single malt whiskey the way you do? I mean, compared to a very cheap bourbon whiskey, what should we expect the cost of the bottle, the price of the bottle? Well, we're not giving it away. So yeah, of course, you know, barley is a more expensive grain to work with, and then the malting process I think also adds to the cost of the barley itself. So, you know, we're using, you know, the grain that's the most expensive you can use to make whiskey with. The other thing is, you know, we're also, our processes are chosen deliberately by us to produce a lot of great flavor. But, you know, I'll say not the most efficient way to make whiskey. We're aware of how inefficient we are in some ways, but that's our choice because we prefer flavor and character over volume or amount of alcohol produced. So, yeah, I mean, it's certainly a premium whiskey. One that we take no shortcuts with, we cut no corners, and so obviously, you know, the process to make bourbon is
a much less expensive way to make whiskey. So I think you'll see a difference there, of course, in the price. But as I said, we choose flavor rather than complete efficiency, because we feel that if you're so efficient, you actually begin to lose character of your spirit. And so that's in that way where we're taking the long way. Quindi gli ho chiesto quanto è caro, è costoso produrre un whisky un single malt confrontato agli altri whisky americani che possiamo trovare a prezzi decisamente abbordabili. Chiaramente le differenze principalmente sono due: la materia prima, stanno utilizzando il malto d'orzo, che sia per il costo dell'orzo che per il costo del maltaggio è il cereale più caro con cui si possa pensare di fare whisky, e dall'altro lato è il sistema produttivo loro, che in nessuna fase è orientato all'efficienza, ma è sempre orientato alla ricerca, allo sviluppo degli aromi, e quindi anche su quello perdono un po' di efficienza economica, e però questo si trasforma in quello. Io ho in bocca questa nota di Imperial Stout, aggiungo in chat, state scrivendo liquirizia, io ci aggiungo una parte anche di ciliegia sotto spirito che è spettacolare, Gianni sapori dark, confermo liquirizia e la pastosità da stout, la stout molto da cappuccino, molto con molto latte, quindi decisamente una milk stout piacevolissima, molto molto piacevole. Wow, I don't like stout beer, I can't drink Guinness, it's not my beer, I love Portland, I love IPAs, I love all the beer you make on the West Coast, but this is a very good whiskey. This is amazing, because compared to the Pinot Noir, here you can get the cask, you can get the beer, but the beer is made from barley too, so it's... Exactly, and that's such a good flavor match. I love that you picked up on that, and that both of these, you know, the beer and the whiskey are from the same grain, so of course it's a wonderful combination, yes, and then... Yeah, those nice chocolate notes really accentuate the whiskey as well. So cheers, thank you. Grazie. Quindi la stout non riesco proprio a berla, ma i whisky affinati in stout sono, come ho detto io nel mio pessimo inglese, sono dei parenti stretti la birra e il whisky, quindi rispetto al Pinot Noir, dove valeva la pena giocare su livelli di trucco limitati, qua si è potuto usare qualcosina in più, il risultato è davvero piacevole, molto piacevole. Ma io credo che il pubblico nostro si divida in due: chi ha detto prima che ne finisce la bottiglia, che non so se era riferito a questo, e questo invece io lo centellino pian pianino, me lo bevo, me lo sorseggio e me lo godo tutto fino al fondo, quindi direi via, dai. Last but not the least. Sì, sì, l'ho capito Alfredo, te lo sto dicendo sempre per riprendere, ma tanto ormai l'hai detto. Last but not least, number 5, Miles. This is Westward Cask Strength. So we spoke earlier about, you asked me our entry proof, which is about 62% ABV. This is the classic, the first flagship whiskey we tried at full strength out of the barrel, no proofing down at all. So you can see it's at 62.5%. What that means is we actually see a slight rise in proof as we age. Our alcohol percentage goes up just a little bit, given the environment, the climate that we're in. We see water evaporate just a little faster than the spirit. So when we remove this from the cask, it's actually a little stronger than when it went in. So Cask Strength is our classic whiskey, just at full strength, right out of the cask. Quindi la stessa ricetta del classico, del whisky classico, del primo assaggio, ma lasciata a gradazione piena di botte. 62,5, diceva che la gradazione può leggermente salire, come siamo già abituati a trovarci a fronte di magazzini secchi, e in questo caso è salita dai 62 ai 62,5, non è stata aggiunta nessuna acqua alla fine, e
bello capire quanto possa essere cambiato questo. Is it a special release, Luca? È una release speciale o è corrente? No, è un continuativo, fa parte del È un core range. continuativo, corrente, e la gradazione alcolica è sempre la stessa, 69 e mezzo, o cambia? Sì. No, è sempre la Ok. stessa. Ok. Eh sì, qua siamo sulla potenza, qua siamo sulla potenza, come dice Gianni, questo mena in chat, non so, non riesco a tradurglielo, quindi. Well, they said that this kicks, kicks. Yes, Punch. it's got some character, sure. In creating the cask strength, of course, we see a lot of whiskeys are these days, people are preferring to drink them a little stronger, right? A little higher ABV. So we wanted to release something that was a bit of a higher strength, but also show that, even though it is a very high ABV, it's still, to me, very balanced. It's still approachable, something that you can sip on neat. And so we wanted to bring that out and say, these high proof whiskeys, they don't always have to be a challenge to drink or really assault on your palate, that you can still have balance approachability with the full flavor. Quindi dice, vabbè, c'è una tendenza del consumatore a bere a gradazioni più elevate. Aggiungo, tagliando su quello che ha detto Miles, Mauro dice, in effetti è tutto amplificato, più frutta rossa, più cocco, più cereale. E sono d'accordo, però si perde per me la nota balsamica e di erba tagliata che sostanzialmente è diventato un filino più dolce come profilo. Quindi non è solo la versione più potente del primo assaggio, si è anche un po' reindirizzata verso le note fruttate, le note vanigliate. Questo forse gli ha tolto un po' di quella cattiveria che io dicevo nei primi 30-60 secondi della gradazione a 45, e questo è l'alcol che dà dolcezza. Si sente una nota di pasticceria diversa, c'è cioè del principio di marzapane, quindi di mandorla, è molto piacevole. Non l'ho ancora assaggiato, non l'ho ancora assaggiato perché me lo voglio godere al naso che ha tante cose da raccontare, poi con la gradazione alcolica in bocca un filino di difficoltà ce l'avrò sicuramente. Andrea in chat 62 gradi e mezzo portati egregiamente, e questo è il più bel complimento che si possa fare. Alfredo è un po' più barbon come stile, vedi, dice anche te la stessa cosa che dico io, quindi ha perso un po' di quelle note verdi che aveva in precedenza, un po' sbilanciandosi verso le note più gialle, che poi ti portano ad avere un'interpretazione un po' più da barbon. Chiaramente siamo con un single malt sotto il naso, però è molto bello vedere come la sola gradazione alcolica cambi i connotati di questo whisky, lo renda differentemente approcciabile. Insomma, è fatto. Sì, Gianni, fatto un sorso molto dolce, sembra un bourbon. Mauro è comunque in tutti e cinque, forse il fil rouge più che il cereale è la morbidezza, il rosso della frutta che rimane presente in tutti, e quindi questo è un bel feedback, Luca, che potrai riportare poi a Miles, che adesso lo lasciamo andare, che è super impegnato. Quindi il fil rouge di tutte le cinque espressioni, anche se hanno avuto genesi diverse. Miles, what's next? What are you planning for the near future and for the Italian market especially? Yes, always experimenting. I've actually been working on what I'm calling the double stout. So, where I'm actually taking Westward that's been in stout casks that you tried, I'll get fresh barrels from breweries that have had the stout in them, and I'll put that stout whiskey in that stout cask. So, double stout. It's very tasty. I think it's really wonderful. It's still nice and balanced. I've also been experimenting with acacia wood. Okay.
getting very good results with that. It adds really nice citrus, beautiful sort of floral notes as well. And acacia as a finishing, as a finish or as a food maturation? Sorry, yes, as finishing. Okay. And because of its low tannin quality, it really rounds the whiskey out as well. And so I'm really happy with that. We're just kind of at the tail end of my big experimentation with that. So I think we'll see those releases coming out probably next year. Bene, quindi gli ho chiesto novità che lo stanno pianificando per il futuro, quindi due rilasci ci ha dato delle dritte, la Double Stout, quindi quella che abbiamo assaggiato prima fa con un secondo passaggio in botti che hanno contenuto Stout, che si vede che ci è piaciuta a noi, vuole farla ancora più cappuccino, e Luca, e mi sono perso la seconda, che ha detto che ce l'ho anche scritta. Ho parlato dei differenti legni, no? Sì, dall'acacia, ok, dall'acacia, il passaggio come finishing in acacia che avendo meno tannini contribuisce a rendere una maturazione più floreale, più tutto quello che direi tutto. Ok, grazie Simone in chat. Gianni che conferma tutto il suo prominente lato femminile, buone e particolari, ma il Pinot Noir come se piovesse, quindi abbiamo deciso che secondo me hanno ottime botti o sono bravissimi a selezionarle, quindi ci può stare, in entrambi i casi è un bel complimento e direi che tutto questo... Ti faccio di due parole, Luca, di chiusura e poi ci salutiamo, abbiamo rispettato più o meno le 11:00 come finale. Senti, intanto una domanda, questo è il primo assaggio che fate con American Single Malt? Su questo canale sì, nelle nostre degustazioni è entrato Copperworks l'anno scorso in Italia e è quello che ha aperto l'interesse verso il single malt americano, che ha una genesi diversa, è un po' stile scozzese, eccetera, eccetera, però... Io spero che comunque è stata un'esperienza diversa perché innanzitutto c'era Miles e nessuno meglio di lui può raccontare i vari whisky che abbiamo assaggiato stasera e poi fondamentalmente invito tutti a visitare l'Oregon e Portland perché è veramente un posto bellissimo dal punto di vista naturalistico, ma anche la gente, i ristoranti, è il posto ci sono il maggior numero di ristoranti che hanno vinto il James Beard Award, che è una sorta di... non è un po' simile a una guida, una vera e propria guida americana, culinaria, e quindi ciò dimostra la qualità. Rafforzare il tuo messaggio? Io quando sono entrato in un birrificio artigianale, che ovviamente era di grandi dimensioni, di cui assolutamente non mi posso ricordare il nome, e ho visto 72 IPA alla spina, io ho detto questo è il mio posto, aveva 100 spine di cui 72 erano IPA, basta, quello basta. È veramente un posto incredibile, e ovviamente la categoria si deve raccontare, perché altrimenti c'è un po' di scetticismo, quindi chiunque provi Westford dice è così buono, sì è così buono, ma è così buono Westford, ma sono tanto buoni gli altri single malt americani, cioè solamente dei buoni, quindi è una categoria che va esplorata, che sicuramente magari con il nuovo disciplinare sarà rafforzata e speriamo appunto di trovarne. Una cosa che Gianni in chat ha fatto ritornare a memoria, che avevamo già assaggiato il Balcones, è completamente diversa l'esperienza. Totalmente, perché il clima è diverso, quello viene dal Texas, è veramente diverso. Sì. Miles, it's time to say ciao, your very best Italian. And, arrivederci. arrivederci, bravo. And, okay. I need to come back to Oregon. I need to come back to Portland because it's such a nice place, and it's not easy. But now,
during the pandemic, at the beginning of the pandemic, Whiskey Club Italia had 12,000 members, and we moved to 20,000 members in just 2 years' time. Now it's 27. Oh, that's incredible. And all the new members are not looking for Macallan 18 years old. They are looking for different stuff. They are not looking for age statement. They are not looking for big brands, big names, you know. So, we moved on average, the age of the members before the pandemic was about 38, 39 years old. Now it's 28. And okay. I'm too old for this club. So this time is the perfect time for American single malt whiskey in Italy too. So I think thank you very much for your time. Good job. Bravo. Wonderful. That's congratulations. Wonderful bravo. News. And what else? Thank you for having me on. Thank we you look for forward to seeing you in Italy at some whiskey shows. Absolutely, I'd love to. Food in Oregon is good, but we have better food and probably better wine too. I believe you. I believe it. Absolutely, I can't wait. Quindi ora la mettiamo sulla sfida. Dobbiamo invitarlo e fargli capire che si mangia e si beve bene in Oregon, ma anche in Italia siamo bravi. Ciao, grazie Luca. Appuntamento settimana prossima con quello che per ora è l'ultimo appuntamento Whisky Tasting programmato, perché dopo partono i festival, non abbiamo più tempo. Avremo un bellissimo incontro con Lost Distillery, che è un progetto unico nel suo genere, e l'assaggio di 5 distillerie che non ci sono più, con 5 nomi che tenteremo di capire se sono di fantasia oppure no. Grazie Luca, grazie Miles. Grazie a voi, grazie a tutti. See you in Portland. Ciao, ciao. Ciao. Yes, anytime. Buonanotte.